E allora, gruppo Quad Brescia, Domenico Puleo, detto Pullo, ciao, anzi, bentornata alla Restuel. Grazie, erano 2 anni che non venivo, quest'anno sono tornato con col gruppo Quad Brescia, sono entrato nel loro team, così abbiamo avuto un po' d'assistenza. Sì, perché dovete sapere che il gruppo Quad Brescia è venuto qui a Rapallo Terme per la 6ª edizione della Restuel, insomma, in forze, meccanico, gruppo elettrogeno, saldatrici. Avremo 5-6 saldatrici, gazebi, abbiamo tutto quest'anno. Ecco, saldatrici, gruppo elettrogeno, assistenza, perché? Perché la Restuel, per quanto voi siate iscritti nella cross country, insomma, è abbastanza stressante per i mezzi. Rimane comunque tosta, impegnativa, poi col fatto che c'è il cronometro corri, quindi a correre capita che rompi qualcosina, può capitare. Però mi dicevi in realtà che durante l'anno voi fate dei giri col gruppo Quad Brescia, comunque andate a fare dei percorsi che insomma si assomigliano, no? Quindi arrivate qui abbastanza allenati, ecco. A livello di difficoltà secondo me più o meno come i nostri giri, la country, c'è qualche pezzo un po' più difficile, però tutta roba fattibile, con un po' più di calma si fa tutto. Quindi ecco, se tu dovessi lanciare un appello a casa ai quaddisti per venire alla Restuel 2025, cosa gli diresti? Gli direi che a differenza della Sparta, la country la potete fare più o meno tutti i quaddisti, quelli che fanno un po' i raduni. L'unica cosa al massimo di andare in coppia, in due, in tre, perché se capita la sfiga ci si dà una manina, però è molto più fattibile. Tra l'altro adesso noi siamo nel pieno della Restuel, tu sei il protagonista di quel video, no? Hai visto da dietro il rumeno poverino sfortunato che mi è andato a fuoco. Ecco, in quei momenti lì cosa si pensa? Ah, per fortuna non era il mio, penso. Sentivo puzza di benzina, puzza, toccavo il tappo, poi a un certo punto si è iniziato ad accendere il quad davanti, poi gli suonavo e lui, poveretto, pensava che lo volevo superare e ci dava. Ti avrà anche lanciato qualche parola, che cazzo vuole questo dietro, no, bravo, e devo ancora finire su quindi in bocca al lupo e bravo Pullo. Grazie. Sauli, Pino Codino, ma ragazzi, cioè dei veterani qui alla Restuel, c'è anche Tony Paolucci, ciao. Ciao. Tra l'altro negli anni abbiamo imparato a conoscerti, no? Dai la mano a tutto il paddock, cioè non solo via fare la tua gara, no? Quindi già incazzi per la testa. No, dà la mano a tutti. Ho visto che continui in questa tua filosofia di vita. Sì, assolutamente sì. Siamo un gruppo e anche oltre, cioè lo spirito agonistico è questo, secondo me, non è solo correre e basta. Assolutamente. Sì, è vero, tra l'altro non si danno una mano solo tra italiani, ma qui tutti danno una mano a tutti senza distinzioni di nazionalità. Assolutamente no, nel modo più assoluto. Abbiamo un gemellaggio particolare con i francesi, con Carmelo e gli altri, perché sono fantastici, quindi assolutamente. Allora, tu ovviamente pilota esperto, sei nella categoria Spartan. Ho sentito in giro che quest'anno questa categoria è particolarmente difficile, cioè Flavio, l'organizzatore, vi ha messo veramente a dura prova con nuovi passaggi, nuove difficoltà. Ecco, come ti sei trovato? Guarda, non esagero, Lone Wolf secondo me si è trasferita qui, cioè dei passaggi assurdi, veramente assurdi. La cosa bella è che vedo che si è alzato tantissimo il nostro livello. Parlo in generale, ok? Cose che l'anno scorso, 2 anni fa, sembravano impossibili, adesso fanno parte delle zone soft. Quindi sì. Si è alzata l'asticella, ma voi. Si è alzata l'asticella, ma noi tutti. Vi siete adeguati? Sì, abbiamo un grado di esperienza maggiore. È bella sta cosa che dici, Tony. Cioè, come dire, l'anno scorso questa zona, cavolo, che difficile, quest'anno c'è una più difficile, quindi quella dell'anno scorso. Ma sì, tutto sommato è fattibile. Vero, assolutamente. Oggi c'erano diversi punti dove l'anno scorso il 50% si è vericellato. Oggi non ci pensi proprio a vericellarti, guardi e sali, punto. Cioè, quindi... Bello, quindi vedete che migliora la skill dei piloti. Io ti volevo chiedere una cosa in particolare, Tony. Vedi, tanti anni sei abile a mettere le mani sul quad, intendo meccanicamente. Ecco, allora, visto che è stata fatta una categoria alla cross country per attirare noi piloti, dai qualche consiglio a chi volesse venire, consiglio meccanico, cioè cos'è un particolare a cui si deve prestare particolare attenzione quando si viene a fare gare del tipo questa? In primis le sospensioni,
bisogna settarlo bene, o chi può far preparare quelle che siano originali, insomma, in primis, e poi le gomme buone e un pizzico di esperienza nella navigazione, che puoi benissimo prendere a casa. Ogni volta che esci ti fai una traccetta tua, un percorso tuo e navighi. La cross quest'anno, secondo me, Flavio ci ha azzeccato in pieno. Innanzitutto perché tutta questa affluenza di italiani non l'abbiamo mai avuta negli anni, e questa cosa è particolarmente bella. Non è pericolosa, non distruggi il quad, sfatiamo questo mito, ok? Ed è un modo innanzitutto per far crescere questo sport in Italia, perché siamo gli unici dove ce n'è una sola l'anno. In tutta l'Europa ce ne sono 50 l'anno, noi purtroppo ne abbiamo una sola, e questo secondo me è il nostro gap. Cioè, noi non possiamo competere con chi fa 20 gare l'anno, perché non hai il cervello, non hai il cuore, manca quel pizzico in più, ok? Il problema, risoluzione. Noi problema dobbiamo prima riflettere, poi la risoluzione. E questo è perché abbiamo una sola gara l'anno, hai capito? È vero. Dici sempre cose molto giuste. Comunque la cross country, la nuova categoria, è vero, ha implementato, se non raddoppiato, la presenza italiana, quindi l'organizzazione ci ha azzeccato in pieno. E dai, lancio un appello a venire alla Race 2 al 2025. Allora, mi raccomando, intanto seguitela, perché già seguendola vi appassionate. E poi chi può venga. E preciso, quest'anno è il primo anno che il nostro gruppo ha preso dei sponsor, ok? Ed è una grande cosa, grande, che poi... Ma nominiamoli allora questi sponsor. Solaris Costruzioni in primis ha sponsorizzato tutta quanta la squadra. Insomma, ce ne abbiamo un 7-8 circa, che poi con la maglia, se puoi, li voglio... Certo, certo. Perché più siamo, più diamo visibilità, più anche i sponsor si appassionano con questa cosa qua. E grazie a te innanzitutto, che sei sempre il più saggio del paddock. Bravo Tony, buon finale di Race 2 2024. Grazie, in bocca al lupo a tutti. Berardo Marchetti, un altro aficionado di queste gare, perché insomma la Race 2 non sei proprio un debuttante, eh? No, però ci piace tantissimo, a parte che è l'unica manifestazione che in Italia che ci permette di dare sfogo alle nostre follie. E poi è troppo bella l'ambiente, tutto ciò che c'è. Poi qui veramente chi vuole imparare a guidare il quad può solo venire qua, perché io dico sempre: se vai con il mulo prendi il passo del mulo, se vai col cavallo prenderai il passo del cavallo. La cosa interessante è che in un paddock dove ovviamente ci sono mezzi da 30.000 euro e ultramoderni, sofisticatissimi, tu sei fedele al tuo Yamaha Grizzly, non sei solo, siete in due o tre con mezzi, io li chiamo i vintage, però alla fine lo sai guidare bene, ti porta dappertutto e fai le stesse cose che fa gli altri. Diciamo che lui lo conosco, poi lui ormai viviamo insieme da 20 anni, è fedele, siamo quasi sposati, convivente. Io mi ricordo che c'è stato un anno, adesso non mi ricordo quale edizione, dove ti mollò subito. Allora lì pensai, vedrai che Berardo quest'altro anno si libera del Grizzly e viene con un altro quad. E invece l'hai riparato, sei veramente fedele, cioè, ti piace quel quad lì. Ricordo benissimo, fu l'edizione del 2020 che ruppi dopo pochi chilometri la coppia conica posteriore per un difetto, una perdita d'olio, un paraolio che perdeva, non ce ne accorgemmo e ruppi dopo a pochissimi chilometri e dovetti abbandonare. Riparato e tutto funzionante attualmente. Allora, adesso a parte gli scherzi, tu corri con Yamaha Grizzly, no? Sei ovviamente adeso alla realtà quad moderna. Perché guidi ancora un quad vecchio stile? Cioè, per te cosa hanno in più o cosa ti piace dei quad vecchio stile? Peso, prestazioni? No, è solo un fatto personale, perché in queste gare, per il mio tipo di carattere, prendere un mezzo nuovo e buttarlo in mezzo agli alberi, oggi che non trovavo la strada, non ho dovuto fare una nuova,
se ci vai con un quad da 20.000 euro per il tipo di carattere, di personalità che ho io, sinceramente dispiace, mi dispiacerebbe. Invece il mio amico Grizzly, lui sopporta, conosce il suo fantino, dice oggi questo vuole giocare con me, me lo permette, poi avrà le sue cure, ma un mezzo nuovo sinceramente dispiacerebbe. La morale è che il Grizzly di Berardo è sacrificabile, cioè questa è la morale. Sacrificabile sicuramente. Non è vero, perché poi lo ripara, lo tiene bene. No, lo teniamo sempre a puntino, ciò che manca mettiamo sempre a posto. Però ecco, è sacrificio, se c'è un rigo in più, come dice il buon Pino Codino, è vissuto, è masticato bene bene. Hai masticato, il tuo Grizzly è masticato. Comunque fa impressione, perché anche tu non sei un ventenne, inoltre ci aggiungi pure il quad che è vintage, eppure te passi, ti vediamo passare felice in tutti gli spot, anche quelli un po' più ardui. Ma no. Questa è una gara che io faccio fondamentalmente contro me stesso e ogni salita per me è una sfida nuova, dell'orologio, del cronometro, a me sinceramente non me ne importa niente. Io sfido la salita, quando è questa 100 metri di salita ce la faccio ad andare su, proviamo. Quindi per me la gara 20 salite brutte, 20 gare diverse, è un continuo, non guardo. Del resto non potrei guardare gente di 20 anni che è allenata, puoi solo sì guardarli, ma guardarli passare. Allora, durante il resto dell'anno, qual è la tua attività da quadista? Cioè, cosa fai? Raduni? No, raduni ormai non se ne fanno più per una serie di vicissitudini. Ogni tanto faccio dei piccoli giretti in solitaria, oppure mi incontro con gli amici di Frosinone, andiamo sempre a fare stream. Sempre la solita sfida, la salita, chi arriva prima, chi arriva dopo, tu hai sbagliato, tu hai messo due marce indietro, facciamo queste sfide così. Cioè, quindi tu ti alleni in realtà per la race to hell in questo modo durante l'anno? Io esco 5-6 volte l'anno, quindi il mio allenamento 40 ore di quad all'anno, poi vengo alla race. E te ne fai altre 40 qui? 40 qui li faccio magari in una settimana, però là in tutto l'anno. Bravo Berardo, ti aspettiamo anche quest'altro anno. Grazie, venite alla race, venite. Qui si impara a guidare. Arrivederci. Mancava da un po' di anni il buon Weiner, quella risuale, quindi intanto bentornato. Grazie, grazie. Oh, ragazzi, sei tornato armato, eh? Con il coltello tra i denti, si dice. Coltello tra i denti. Una storia particolare la tua quest'anno alla Restuel, perché ti sei presentato qui senza navigatori, quindi primo giorno assolutamente in solitaria. Sì, esatto, perché il mio navigatore di questa edizione poteva venire solo giù il giovedì, forse. È venuto giovedì, meglio, e dopo comunque siamo andati bene. Adesso spieghiamo un attimo perché è curiosa questa cosa che tu abbia corso il primo giorno, quindi qualifiche giornata una solo, perché qui non è che si tratta di salire su un quad o su un side by side da solo. Cioè, qui c'è bisogno sempre di una mano, vericellare, scendi, guarda. Come hai fatto il primo giorno a cavartela? Allora, innanzitutto la navigazione, che anche quella da soli non è poca roba su un macchinino, perché un side è diverso dal quad. E comunque l'ho presa, insomma, un po' più tranquilla, un passo allegro, guardavo una volta davanti, una volta il navigatore, andavo bene, riuscivo a anticipare il navigatore quando arriva in ritardo, e ho fatto anche un tempone perché sono riuscito ad andare bene. La fortuna è stata che non mi sono dovuto vericellare in quel tratto di giro lì. Adesso noi non diciamo niente perché la race non è ancora finita, quindi per carità, però devo dire che tra il giorno in solitaria, il giorno col tuo navigatore, state facendo una grande race to hell, cioè comunque nelle posizioni assolutamente di vertice. Sì, andiamo bene perché ci troviamo bene anche con il navigatore, perché il navigatore devo dire che è uno del nostro club delle marmotte, che lui ha sempre fatto da pilota. Quest'anno non avevo il mezzo pronto, non è riuscito a venire e mi è venuto da fare da navigatore, quindi lui, sapendo già guidare, sapeva le informazioni che avrebbe voluto ricevere, quindi il mio Fabio Blisga siamo andati bene, proprio bene bene bene. Allora, nei quad è stata introdotta questa cross country, cioè una categoria un po' più soft per avvicinare piloti a questa disciplina. Nei side by side, caro Weiner, cosa si potrebbe fare per portarne un pochino di più qui in gara? Purtroppo non ho una vera risposta a questa domanda, perché i giri si fanno, può esserci un punto da vercellarsi, però sono in sicurezza, è bella, veloce, ci sono qualche pezzo tecnico belli, è fattibile per tutti, diciamo, dove c'è da vercellarsi, se uno è, bisogna vercellarsi, però si può fare. Io non riesco a capire perché non atteschisca con i side by side, perché è bella, è divertente, cioè
quest'anno poi devo dire che ci sono qualche pezzo meno brutti e quindi noi ci siamo ricelati una volta, voglio dire, in tre giornate, e ci siamo divertiti parecchio. Capisco come mai non prenda piede per i side. Tu corri con un Polaris Turbo, una marea di cavalli, com'è? Qui si riescono a buttare giù un po' i cavalli o è un po' più trialistico? No, è più trialistico, i cavalli servono magari in qualche ripone da qualche parte, però è molto guidata, molto, non serve tutta questa cavalleria, ecco. Si può fare anche con un mezzo più tranquillo, ecco. Per cui bisogna solo venire. Venite, iscrivetevi, venite a gareggiare perché vi divertite, si sta in compagnia. È bella. È bella, bravo Vainer, speriamo di vederci a podio. Ok, speriamo. Crociamo le dita. Ciao. Ciao, ciao. Giuseppe Jurisevic non è un volto nuovo che l'Aresto è, quindi bentornato. Grazie, grazie. Allora, come sta andando? Piuttosto bene oggi, dai. Il primo giorno abbiamo rotto un semiasse e abbiamo finito il giro senza la doppia trazione. Il secondo giorno credevo che avevo riparato, invece ho avuto un problema col differenziale e quindi ho fatto il day out. Però oggi abbiamo chiuso due giri, quindi... Basta sempre un anno dalla Race to Hell, della due edizioni, diciamo, no? Ci vogliono 365 giorni per potersi di nuovo cimentare quella Race to Hell. Ecco, nell'anno che passa tra le edizioni, svanisce un po' nel cervello la difficoltà, la fatica, l'adrenalina? Cioè, quando si torna è sempre un po' tutto nuovo? Allora, l'adrenalina che si prova qui, no, è unica. Però la competizione durante l'anno, per fortuna, con il gruppo ci sta sempre. Con Pino, con Tony, con tutti quanti, con Fabio, insomma ci divertiamo, dai. Perché voi durante l'anno ne fate di chilometri, eh? Allora, l'anno scorso abbiamo fatto anche una sorpresa a Pino e ci siamo riuniti tutti quanti e siamo saliti sopra a Torino e abbiamo fatto uno scherzo dentro il bosco e lo striscione che vedi appeso sul camion... Adesso lo racconti, che scherzo gli avete fatto? Il primo di aprile praticamente ci siamo fatti trovare a Torino dentro al bosco e nella zona dove va sempre lui e ci ha trovato tutti quanti là. Lui non sapeva, era l'oscuro di tutto, tramite alcuni amici suoi di Torino, e abbiamo fatto lo scherzo. Cosa ha detto? Come ci è rimasto? Sei emozionato? Secondo me stava lì per piangere. Si è emozionato tanto, gli ha fatto tanto piacere, ha fatto piacere agli amici suoi, ha fatto piacere anche a noi, anche perché noi giriamo una volta a Torino, una volta a Frosinone, una volta a Avellino, non siamo tutti nello stesso posto, quindi dobbiamo per forza girare. Ne fate di chilometri, ragazzi, eh? Abbastanza. Allora, Race to Hell 2024, ci sono dei tratti nuovi, ci sono nuovi spot, qual è un tratto che ti ha impressionato, che ti ha messo in difficoltà o che ti ha divertito particolarmente? Allora, guarda... Purtroppo la giornata di ieri non l'ho finita, ma ieri ci stavano dei punti belli impegnativi, da vericellarsi. Mi sono vericellato alla fine senza 4x4, mi hai visto anche tu, però purtroppo era troppo impegnativo la giornata di ieri per continuare senza 4x4 e senza vericello. Sì, perché ricordiamolo, tu tra l'altro partecipi alla categoria Spartan. Spartan, sì. Quindi la categoria Spartan ha passaggi, come stavi dicendo tu, dove purtroppo se hai un problema tecnico è molto difficile, oltre che pericoloso, andare avanti. Sì, purtroppo, cioè purtroppo per me, però diciamo, devo fare veramente i complimenti anche a Flavio, a Valentino, a Matis, a tutti gli organizzatori, perché hanno dato un tocco in più alla race. E anche perché ci stanno più italiani iscritti con la doppia categoria. Siamo arrivati a 25, se non sbaglio, con i side by side dei copiloti. Tantissimi italiani, dicevamo, ti ricordi le edizioni scorse, insomma gli italiani fanno un po'... Siamo sempre intorno ai 10, 8, 10, invece quest'anno 25, secondo me, già abbiamo vinto. E allora, visto che già abbiamo vinto, fai un appello anche tu per far venire ancora più piloti alla Race to Hell 2025. Ma sicuramente, io sui vari gruppi social, anche tramite WhatsApp, sai, gli sfotto che ci stanno tra Polaris e Can-Am, quella è una battaglia eterna. E invito sempre tutti, sempre, però purtroppo qualcuno è venuto, ma qualcuno un po' forse il timore di rompere, però fa parte del gioco, insomma. Però guarda, allora te la faccio l'ultima domanda, perché Can-Am e non Polaris? Allora, io vengo da una storia con molti Polaris
E ma sei Can-Am adesso? Adesso sì, sono 3 anni che ho il Renegade. La passione me l'ha fatta venire un amico che quest'anno non c'è più, l'hai conosciuto anche tu, il Race 2022 ha rischiato tanto che si era cappottato, per merito suo l'ho comprato, insomma. Quindi tu eri Polaris fino a poco tempo fa, 2020, diciamo? 2021 c'avevo uno Sportman 800, 850, e conoscendo Fabrizio sono passato a Can-Am. E come ti trovi adesso con Can-Am? Non lo posso, cioè, si trova bene. Mi trovo benissimo. Non è questione anche di gusti, no? Sì, sì, sono due comunque sono le migliori marche che ci sono in circolazione, quindi il manico, in base al manico è meglio Polaris o Can-Am. Diciamo che tu ti senti più cucito addosso il Can-Am, ecco. Sì, mi piace accelerare un pochettino di più. Ci vediamo nel 2025. Ok, grazie. Rookie, la parola d'ordine di quest'anno è rookie Andrea Castaldello, prima volta alle Suell, intanto ciao. Ciao a tutti e grazie per essere qui intanto. Allora, so che sei stato un po' sfortunato, un po' di problemi meccanici, adesso al di là di questo, adesso poi ce li spiegherai nel dettaglio, com'è stato questo debutto alla Race to Hell per te da pilota? Allora, sicuramente da parte mia l'emozione era forse anche troppa, vista la preparazione nei mesi precedenti. Forse sono venuto un po' troppo carico di aspettative e anche un po' di ansia, diciamo, via. Però piano piano, facendo le tracce, diciamo, riesco a concentrarmi e fare quello che devo fare il giorno. Purtroppo la sfortuna mi ha portato quest'anno a avere problemi all'inizio, il primo giorno col carburante. E niente, il secondo giorno è andata bene e oggi invece, anche oggi ho squartato 2 gomme, quindi ecco, questo è quello che succede qui e comunque è quello che ci fa vivere sempre, diciamo, via. Durante l'anno che utilizzo fai del quad? Raduni, garette, fai qualcosa di simile o più soft? Allora, io insieme faccio parte da poco della splendida famiglia dei piloti race italiani, i quali mi hanno accettato nel proprio gruppo e quindi ecco, la domenica ci incontriamo e proviamo ognuno a casa sua, diciamo, le tracce che magari ecco, fa ognuno nella propria zona, diciamo, ecco, quindi ci scambiamo queste tracce per poterci allenare, visto che qui da noi purtroppo non c'è un campionato, non c'è niente, diciamo, di organizzato ufficialmente, quindi ecco, ci arrangiamo in questo modo. Qual è la cosa, diciamo, il tratto, lo spot che ti ha emozionato o ti ha messo più in difficoltà di questa Race to Hell 2024? Allora, vorrei conoscere il termine esatto dello spot, proprio del punto esatto, ma questo non lo so, quindi ecco, ci stanno delle salite che propongono che so veramente mozzafiato, ecco, la particolarità è che vengono affrontate a rincorsa zero e massimo motore, e quello che succede e la bravura determina la riuscita e lo diciamo il sorpasso dell'ostacolo, chiude l'ostacolo, ecco. E poi è bello, ecco, insomma, gareggiare insieme agli altri è troppo bello, troppo bello. Invito chiunque a partecipare a questo evento che abbia un po' di passione per questo genere di sport. Anche perché lo diciamo un po' da tanti anni, no? Questo è un paddock, un po' mosca bianca, nel senso che è un paddock veramente eterogeneo. Tanti italiani, ma tantissimi piloti stranieri. Ed è bello vedere che per 4-5 giorni qui c'è veramente un livello di amicizia, di convivialità estremo, cioè tutti danno una mano a tutti, questo secondo me è molto bello anche sportivamente parlando. Sì, questo lo posso confermare che forse quest'anno siamo il gruppo più numeroso, nonostante gli altri anni diciamo non eravamo noi, però quest'anno evidentemente il messaggio è arrivato a molti e si sono avvicinati. Riguardo al discorso dell'aiutarsi e della famiglia diciamo unica, questo è vero, l'ho provato in prima persona, si è avvicinato chiunque che potesse darmi una mano per risolvere quello che avevo da risolvere, ecco. L'ultima domanda, chi t'ha trascinato, nome e cognome, chi è che t'ha trascinato Castaldello qui alla Race to Hell?
Allora, io ho iniziato l'anno scorso con da spettatore. Sicuramente, forse ecco, la particolarità che mi contraddistingue è questa: io ho tutto un team di persone che mi segue dietro, di amici sfegatati, anzi tra parentesi noi siamo il team quodannati, giusto per entrare in questo mondo così. Persone che devote, diciamo, a questo settore, e quindi ecco un po' la curiosità in generale nell'ambito motoristico. Poi ecco, individualmente facciamo questo sport, ci siamo avvicinati a vedere il massimo che c'era nel mercato, diciamo, ecco, e quindi ci siamo avvicinati l'anno scorso da spettatori. Poi ecco, conoscendo appunto le persone proprio qui nel posto, si sono allargate, diciamo, le amicizie, e si è iniziato, diciamo, anche a vederci in tutte le parti d'Italia, ognuno nelle proprie zone, quindi ecco, ci aiutiamo anche in questo modo. E io ripeto a chiunque voglia venire a partecipare: non abbiate paura, perché è tutto superabile. Ovvio dire però che bisogna essere preparati. Vabbè, cervello acceso sempre, chiaramente, preparazione fisica, preparazione del mezzo, ma su queste parole ti do l'appuntamento al 2025 alla Race to Hell. Assolutamente sì, devo prendermi una rivincita. Ciao a tutti. Quest'anno in gara, in realtà adesso poi ci spiegherà Andrea per bene com'è la situazione, c'è un mezzo, un side by side molto particolare, lo Skyworks, che è un prototipo, con noi Andrea Calandri. Ciao. Ciao. Allora, devi un po' spiegarci cos'è questo mezzo, perché sai, qui siamo a Race to Hell, Polaris, Can-Am, insomma tutti i mezzi che tutti conoscono. Quest'anno abbiamo visto arrivare questi due Skyworks, che sono dei side by side, poi tu correggimi se sbaglio, molto particolare. Allora, iniziamo da quello: che tipo di mezzi sono? Ma allora, è un mezzo semplicemente a motore, trasmissione, RZR Pro XP. E compreso il differenziale anteriore e le sospensioni. Il resto è tutto fatto artigianalmente dalla Skyworks, che è l'azienda di Nikolaj Elistratov, il mio amico, e quindi telaio, geometrie, i bracci delle sospensioni anteriori, posteriori, tutto fatto, insomma, da lui, progettato da lui, realizzato da lui. Ecco. Allora, quando ha visto la luce questo progetto, cioè noi lo vediamo il mezzo in gara, quando è stato partorito questo modello? Allora, le macchine sono due. La prima che è stata fatta è la mia ed è stata completata all'incirca un anno e mezzo fa. Mentre la seconda, che è la sua, di Nikolaj, è, diciamo, possiamo dire che è la prima volta che esce in questa gara, quindi è stata terminata all'incirca un mese fa. Come vi è venuta l'idea? Perché è molto particolare, ma molto da altri tempi, questa idea di farsi il mezzo da soli. Ovvio, utilizzato un motore, dicevi tu, del Polaris, però tutto il resto, no, è stato progettato e assemblato da voi. Ecco, qual era la necessità che avete sentito nel buttarvi in questo progetto? Diciamo che la necessità è stata dettata dal cercare di eliminare tutti quelli che noi pensavamo fossero i problemi dell'RZR originale, quindi in quanto affidabilità e tenuta del telaio, dei bracci, delle sospensioni, che sono notoriamente abbastanza deboli, e abbiamo cercato di prendere quello che noi pensavamo fosse buono, quindi motore, trasmissione, ed effettivamente male non va. Ecco, il mercato a cui si rivolge questo mezzo qual è? Cioè, chi è che va a acquistare lo Skyworks? Piloti che vogliono far gare, normali utenti, è omologabile, è targabile? Spiegaci un po' la dinamica di questo mezzo. No, diciamo, la macchina non è omologabile su strada, almeno non per adesso, perché comunque è costruito in maniera artigianale. È difficile spesso anche per le aziende più grandi omologare dei mezzi del genere, quindi tanto più per un'azienda artigianale. E beh, il mercato a cui si... non lo so, diciamo gente che vuol fare gare di rally ride o gare tipo il King of Portugal in Portogallo. Comunque è una macchina che va molto bene sia in velocità sia in, diciamo, su passaggi tecnici tipo rock crawling, cose del genere, va molto molto bene. Allora, io so che voi siete venuti qui, siete fuori gara, nel senso che vi siete iscritti ma non fate classifica, perché state utilizzando questa 4 giorni di Race to Hell come uno shakedown, concedimi il termine, cioè giustamente è un prototipo, andiamo a vedere quali sono le criticità, quale miglior territorio di una Race to Hell, insomma la metà dura prova i mezzi. Ecco, alla luce di questo, sono passati solo 2 giorni, anzi 3,
cosa state verificando? Cosa state toccando con mano? Cioè, stanno venendo fuori alcuni difetti? Vi sta trovando bene? Avete capito qualcosa in più dove andare a intervenire? Sì, sicuramente le macchine vanno bene, non hanno avuto grossi problemi, però più si utilizzano le auto, più si riesce a far emergere quelli che sono piccoli difetti o comunque migliorie da fare. Se la macchina non la usi e poi va usata in gara, perché in gara è dove tu la spingi al massimo, e quei problemi non vengono fuori. Quindi sì, delle cose sono venute fuori che vanno messe a punto, quindi siamo molto contenti di essere venuti qui. Tanto più io sono di Perugia, quindi abito vicino a dove si svolge la Race to Hell, e sinceramente per me è una grossa opportunità poter fare una gara così lunga, perché a me piacciono le gare lunghe dove si guida molto, così vicino a casa, e quindi non l'ho voluta perdere, ecco. L'ultima domanda, Andrea, dove la vedremo in gara prossimamente questa, posso chiamarla Skyworks o c'ha un nome il modello? No, Skyworks, va bene. Dove la vedremo in gara? È al King of France a giugno di quest'anno. Sicuramente andremo, e poi al King of Portugal a ottobre. Che sono gare, se non erro, tipo lunghe? Sì, sono gare del campionato Ultra Four, sono gare lunghe anche quelle, sono gare a circuito da circa 30-40 km da fare 3-4 volte, quindi come chilometraggio diciamo siamo un po' come la Race to Hell. Però più veloci rispetto alla Race to Hell, cioè più, consigli il termine, strada bianca o c'è anche lì del trialistico? No, c'è del trialistico, sicuramente non ci sono passaggi stretti come c'erano qui, però come velocità forse siamo un pochettino più su, ma non di molto, ecco, non sono... L'anno scorso abbiamo fatto la Breslau in Polonia, lì sono strade pulite, lunghe, larghe, lì fai velocità e non c'è nulla di tecnico. Diciamo, le gare di Ultra Four sono molto simili alla Race to Hell. Se la Race to Hell non avesse quei passaggi stretti, soprattutto dovute alle piante che ci sono, sarebbe una gara molto simile e molto bella. Chiudo dicendo che quando ho visto i vostri mezzi qui nel paddock, ho pensato... Cavolo, sono basse, però conoscendo la morfologia del percorso. Ecco, l'ultima domanda è proprio questa. Come vi siete trovati? Le avete un po' alzate? Cioè, dimmi tu com'è andata. La mia è leggermente più alta di quella di Nicola, però diciamo che avere un baricentro basso premia molto di più rispetto che avere una macchina alta che magari non tocca sotto, ma è molto, molto più instabile, quindi... E comunque sia non ha mai avuto problemi una macchina bassa come la nostra a fare passaggi tecnici eccetera, perché comunque le sospensioni stendono molto, quindi trova sempre trazione, le ruote vanno sempre a trovare il duro e funziona bene. Va bene, chiudo dicendo, Andrea, è vero che siete fuori classifica, è vero che siete venuti a fare lo showdown, ti stai divertendo? Moltissimo, no, la gara mi è piaciuta veramente molto, è bello anche il fatto che per fortuna non ha piovuto, sicuramente il prossimo anno torneremo. Bravi! Grazie. Un altro partecipante italiano qui alla Race to Hell 2024, Angelo Ivone. Perfetto, ciao. Grazie. Ciao, grazie a te. Allora, sei stato dichiarato dagli organizzatori e da me quale vincitore del premio della critica, quale veramente, perché adesso c'è un motivo, perché Ivone si è presentato alla Race to Hell con uno scrambler, cioè adesso voglio dire, e poi te la sei anche cavata bene, come ti è venuto in mente con lo scrambler? Oddio, è la passione, oddio, è la voglia di essere parte di questa manifestazione bellissima, organizzazione al top, percorso stupendo, e poi io con Quad Experience and Emotion faccio escursioni, ho bisogno di un corso di formazione, e quale campo migliore che il vostro, dove formarmi e prepararmi per poi dare il massimo nelle mie escursioni. Allora adesso Angelo da casa si starà chiedendo, vabbè, Ivone è andato con lo scramble, avrà fatto la cross country. No, Ivone, per non farsi mancare nulla, ha fatto la Spartan, ha fatto due giorni, poi ha detto devo rimanere vivo perché devo lavorare, però quei due giorni ti sei divertito, te la sei cavata egregiamente nei passaggi, quindi in realtà poi questi mezzi un po' vintage, se li si sa guidare, no? Hanno ancora qualcosa da dire? Assolutamente sì, tutta la forza che richiede fisicamente, io non ero pronto a fare questo, però posso dirvi che avrei potuto continuare se fossi stato preparato al massimo, fisicamente parlando. Ecco, anche perché adesso lui si sta riferendo al fatto anche che è stato operato negli ultimi mesi di una doppia ernia inguinale. Cosa ha fatto? Invece di stare a riposo, come tutti sul davanti di casa, si è fatto la Race to Hell. Questo no, un po' contribuito, no? Questa purtroppo è la nostra droga, è la nostra passione, non potevo fare a meno.
Ho sentito un po' tirare e mi sono fermato, giusto per, ma ci rivediamo il prossimo anno, senz'altro. Ma hai fatto spoiler, perché ti stavo per chiedere, ma senti, ti rivedremo il prossimo anno qui alla Race to Hell? Assolutamente sì, è sempre con un mio mezzo ordinario. Quindi non con un modernissimo quad, ma con qualcosa di vintage. Il vintage. Bravo Angelo, buon lavoro, ci vediamo l'anno prossimo. Grazie, un saluto a tutti. Ma è ormai un decano Vendemiello, che era il bentornato, no? È quello della RSA Vendemiello. Siamo arrivati adesso, è stato veramente, veramente difficile. Del Flavio siamo sicuramente. Allora, è vero, è arrivato adesso, Giovanni, è arrivato adesso, fresco, dai, guarda, neanche fa la posta di la telecamera. È comparso Andreucci. Allora, come vieni, stiamo parlando male. Quando parli del diavolo, sputano le corna, sto facendo quel cagnaccio là oggi, ci ha fatto fare veramente. Mi dice, Flavio, mi dice, venite un po' più qua, mi dice che li hai fatti dannare un po' oggi. Sì, è stato un gran difficile, però non ho saltato un po', ho fatto tutto. 60 km, belli oggi. 60 km, molto difficile. Beh, lo sai cos'è? Che gli credo tutte le volte quando ti dice, ma quest'anno è più facile, no? Abbiamo sempre peggiorando, che Gianni anno dopo anno lui prende sempre più confidenza col terreno, ormai lo conosce e quindi adesso cerca di fare un buon advertising per noi. vedi, te la giro secco. Ciao. Allora, innanzitutto, rispetto agli altri anni, direi, mi ricordo tanti problemi tecnici, meccanici. Il mezzo è stato favoloso, parato in giro. È stato molto bene, ma ho dovuto mettere delle gomme chiodate, non sono sbagliato, però mi sono divertito, sai, poi loro si può divertire, insomma, dai, gli altri si incazzano tutti, ma basta arrivare e divertirmi tutto quello che mi prende. Che poi a volte, Giovanni, è una chiave e affrontarla nel duello, cioè affrontarla con troppa grinta, a volte crea problemi, invece take it easy. Alla mia età, con i mezzi nuovi ed oggi, però riesco ancora a divertirmi, dai, penso che non tenga giovane. Sì, beh, che il quad, sai, beh, sai, ma se lo mantengo giovane, diciamo, ormai una regola non scritta, ma evidente. Tra l'altro, nelle prime giornate, nello specifico della seconda, hai avuto un piccolo incidente in cui il tuo navigatore si è fatto male una mano. Sì, no, ma niente di grave, nel senso, è in un canale, si è appoggiato, il Maverick si è appoggiato, e lui aveva la mano sotto e si è tagliato un po' sulla mano, però niente. Ma stoicamente il vostro equipaggio è stoico, quando sei tu è sempre stoica tutta questa vicenda. Anche quest'anno è stato il motivo per rendere eroica la presenza. No, perché è andato tutto bene, mi sono divertito, domani è l'ultimo giorno. E poi sei visto per tutti i giorni, tanto lavoro. Vorrei affrontare con te, Giovanni, un aspetto. Ci sono categorie quest'anno pensate per avvicinare più podisti, stiamo parlando della cross country. Ecco, quello che ravvisiamo noi che veniamo alla Race to Hell da un po' di anni è come in realtà la categoria di side by side fatichi un po' a decollare. Ecco, cosa si potrebbe fare per invogliare, perché qui siete in tanti con i side by side. È vero Filippo, tutto quello che dici è vero. Secondo me c'è che, sai, sono mezzi comunque costosi e metterli a posto costano tanti soldi. Qua lo sai che bene o male qualcosa si rompe, nel senso di dire vuoi semiasse, vuoi un differenziale, un cambio, e soprattutto essendo non un raduno, una corsa difficile, è ovvio che quando viene a casa bisogna curare tutte le ferite. Io penso quindi che costi, per un po' degli italiani che siano pesanti o no, per fare tutto questo. Bisognerebbe avere due dita di testa, misurarsi, andare a giusta misura, non devono rompere niente, però questo è tutto sicuro. Perché sarebbe bello avere una lista partenti dei side by side un po' più folta. Questo lo dico perché appena ci sono magari due o tre tiri, come è successo quest'anno con gli equipaggiatori, ci ritroviamo un po', ecco, a ranghi ridotti. Che ricordo, ero l'unico italiano. Sì. Mi ricordo che c'era una salita quando mi si è rotto il Maverick, ero io al cubo. Quando si è rotto il terreno sono spuntati fuori a tutte le parti a dargli una mano. È vero. Però quindi già quest'anno essere in 3-4, dai, che piacere, che siano anche più o meno
interessa niente, però, l'importante è che ci sia. Però io dico, chi meglio di te, Giovanni, può fare un appello ai side, io non so come parli, ai macchinari, non lo so, per venire qui nel 2025? Io ci credo, ci direi tanti. Il dettaglio di side by side, perché è veramente un'esperienza, non è il solito, non si fa niente, non si dice niente, non è soltanto la vita del giorno, ma veramente c'è da regolare, si sa un costo, di tutte le cose, però e poi c'è un clima di convivialità in questo fado, quindi sì, è vero, fatica, adrenalina, sforzo, qualche dannuccio si fa ogni tanto, però poi è tutto ripagato da un 4-5 giorni, dai, no, di festa, lascialo dire. Assolutamente, perché io da 3 anni, 4 forse, che dico, no, sarà l'ultimo anno, io penso che anche l'anno prossimo ti devo. Secondo me sarà l'ultimo anno di Vendemiello, ma si rivedrà l'ultimo. Assolutamente, bravo. Esatto, esatto. Ciao. Ciao, grazie Filippo, ciao.